Come secondo testo regolativo leggeremo qualcosa di cui secondo l'IPSA, ovvero l'Istituto Italiano di Studi Interdisciplinari, dovrebbe esserci bisogno tra tutti i ragazzi italiani. Perché secondo questo studio, secondo uno studio di questo istituto, i ragazzi e i bambini italiani sono i più maleducati di tutto il vecchio continente. Incredibile, no? Una notizia a cui non crederebbe mai, conoscendo la gentilezza che traspare copiosamente in questa classe. E invece è così. Allora, una psicologa, che è anche una collaboratrice di alcune riviste italiane, ha scritto un libro che si intitola Come insegnare l'intelligenza ai vostri bambini e il Galateo dei bambini. Questo testo qua, che assortisce una serie di indicazioni, di regole essenziali per una buona educazione, in particolare è tratto proprio dal Galateo dei bambini. E voi direte, e chi è questo signore alle sue spalle? Questo signore è Baldassarre della Casa, ovvero il teorizzatore del primo grande Galateo. Lui scrisse il primo libro intitolato Galateo, dove ovviamente si trattava dell'educazione in certi ambienti sociali di un certo livello, come stare appunto in società, come usare le buone maniere. Allora, come vedete, inizieremo con la sezione salutare e ricevere gli ospiti. Abituate il bambino a salutare i docenti della scuola o dell'asilo quando esce e quando entra, così come a salutare quando si entra in un negozio, in un bar o quando a casa viene un ospite. La prima cosa, quando arriva una persona adulta in questa classe che vi ho pregato di fare, è quella di alzarvi in piedi e salutare. A volte le persone, per non perdere tempo in tracciare l'attività didattica, vi diranno di stare fermi. Però uno il gesto deve farlo, è un gesto di buona educazione. È importante che impari a guardare negli occhi la persona che saluta. Quando si saluta si guarda negli occhi, perché è una modo per considerare la persona che è arrivata, che è entrata nella nostra vita in quel momento. Quando è più grande, insegnategli a dare la mano, che non deve essere né floscia né tritasassi, quindi sia una stretta troppo molle che una stretta troppo, diciamo, stringente, è appunto qualcosa da evitare. Io che ho questo problema alla mano, ho un amico che tutte le volte che mi doveva salutare dava una stretta così vigorosa che avevo paura mi spaccasse questo dito che ha qualche problema. Quindi ero sempre un po' timoroso. Avessi letto questo libro, diciamo, queste indicazioni da piccolo, magari avrebbe smesso. Ovviamente la norma del dare la mano è sconsigliatissima in tempo di pandemia. Quando viene gente a casa vostra, se è grandicello, abituatela a prendere cappotti e ombrelli. L'ospite va assistito sia quando si toglie il cappotto, sia quando lo rimette. Cioè togliere quello che uno ha addosso per metterlo in un'altra stanza. La conversazione educata. Spiegategli che non si interrompe mai qualcuno che sta parlando. Ehi, vorrei dire, e ho detto tutto. Ho detto tutto. Non si interrompe mai qualcuno mentre sta parlando, si dovrebbe aspettare che uno abbia finito. Buona educazione è quella di non parlare nell'orecchio, escludendo gli altri dalla conversazione, perché è brutto. È un modo come per impedire agli altri di capire cosa si sta dicendo. È maleducazione. Le parolacce non vanno mai usate e se sfuggono a noi genitori, scusiamoci e impegniamoci a non dirle più, perché è un modo per offendere l'interlocutore, utilizzare un linguaggio scurrile e maleducato. Non si urla quando si parla al cellulare, soprattutto se si è in un luogo pubblico. Invece, pensate a quello che succede se siete andati a accompagnare i vostri genitori, magari alle poste, se uno riceve una chiamata, si metterà a urlare forte perché magari c'è confusione nell'ufficio e così lui è il primo a disturbare gli altri. Una persona educata dovrebbe o non rispondere e richiamare successivamente, oppure chiamare e dire a un volume normale la richiamo più tardi, oppure se proprio una conversazione che deve sostenere in quel momento, andare fuori dall'ufficio, almeno così non stressa gli altri. E ora una sezione strepitosa, comportarsi bene a tavola, in casa e al ristorante, pizzerie comprese.
insegnate ai bambini ad apparecchiare la tavola. Non è solo un compito per aiutarvi nella gestione della casa, ma è soprattutto un modo con cui imparano diversi concetti di organizzazione spaziale e di conseguenza come destra, sinistra, sopra, sotto, davanti, dietro. È vero, apparecchiare una tavola è un gioco di gestione dello spazio, di uno spazio ristretto, quello della tavola. Tra parentesi, una cosa lo si potrebbe dire anche per quanto riguarda la disposizione delle posate. Le posate si dovrebbero mettere in un certo modo intorno al piatto, nel senso che si dovrebbe mettere il coltello a destra e poi si dovrebbe mettere la forchetta ed eventualmente il cucchiaio a sinistra. E magari il cucchiaio da dessert o la forchettina da dessert nella sezione davanti, prima vicino, diciamo, al bicchiere che starà davanti a noi. Ecco. Il tovagliolo di solito si mette sulla sinistra. Appena il bambino può fare a meno del bavaglino, spiegategli come usare il tovagliolo. Quando si inizia il pasto, va posato sulle ginocchia, prima e dopo aver bevuto, si può usare per pulirsi la bocca, ma solo dopo che si è iniziato a mangiare o a bere. Come si usano le posate? Quando si ha il coltello in mano, il coltello si tiene con la mano destra, la forchetta con la sinistra. Per i mancini è il contrario, chiaramente. Le posate non vanno impugnate come armi da combattimento, ma con delicatezza. Come si usa il coltello? Non va mai portata alla bocca. Il suo uso va limitato all'indispensabile solo per tagliare i cibi che non possono essere spezzettati con la forchetta. Perché, per esempio, se uno sta mangiando la sogliola, può tranquillamente tagliarla con il lato della forchetta. Come si sta seduti a tavola? La corretta posizione è con la schiena dritta, i gomiti stretti accanto ai fianchi e con le mani sopra la tavola senza invadere lo spazio del vicino. No ai gomiti sul tavolo, non sono educati, bisogna evitare. Come ci si deve esprimere se una pietanza non piace? E qui sono dolori, no? Proibite usare espressioni come fa schifo, lo odio, puzza. Inoltre stabilite la regola che si assaggia tutto quello che viene portato in tavola e poi se non è di proprio gradimento ci si può servire di altre portate. Quando si va al ristorante è fondamentale non disturbare i vicini di tavolo con urla e schiamazzi. Per esempio, siete mandati in una pizzeria, in un ristorante e non riuscivate a parlare con la vostra famiglia o con gli amici della vostra famiglia perché intorno a voi c'era troppo rumore? Ecco, se ci riuscivate benissimo, ponetevi il problema di non essere stati voi a essere troppo rumorosi, se stavate alzando troppo la voce. Non si deve fare troppo rumore. Non ci si alza senza chiedere permesso e senza una reale necessità. Si spengono i telefonini o si silenziano. Il telefono a tavola non si dovrebbe usare, non si dovrebbe proprio esibirlo, e non si dovrebbe mai usare, a meno che magari non serva per la conversazione, magari per guardare un'informazione che è diventata l'argomento della conversazione, però tendenzialmente il telefonino non si dovrebbe usare. Non si dovrebbe nemmeno farlo suonare a tavola. Si inizia a mangiare dopo che tutti sono stati serviti, a meno che uno dei piatti ordinati richieda un tempo molto lungo per la preparazione. In quel caso, immaginatevi una situazione tipica della pizzeria. Se hanno portato le pizze a 9 persone, ma la decima ha chiesto qualcosa di particolare e non sono ancora pronti e non lo saranno, gli altri 9 devono iniziare, perché sennò le pizze si freddano e sono decisamente più cattive. E ora il galateo del corpo. Fin dai primissimi anni di vita i piccoli vanno educati all'igiene personale. Bagni, docce, pulizia dei denti, lavaggio delle mani prima e dopo i pasti. E durante la pandemia, ovviamente, è anche consigliabile usare l'igienizzante quando ce n'è bisogno. Come gestire il raffreddore? Insegnate ai bambini a tenere sempre un fazzoletto pulito a portata di mano in modo da potersi coprire la bocca e evitare di diffondere i germi. Figuratevi in tempo di pandemia. Quando si sbadiglia, bisogna mettersi una mano davanti alla bocca, altrimenti uno vede appunto tutte le otturazioni e i problemi dentali che uno potrebbe avere. Insomma, non è bello esibire le proprie fauci. Non si deve mai parlare a bocca piena, sorbire rumorosamente una bevanda, bere quando non si è ancora mandato giù il boccone. È proibito infilarsi il dito nel naso e nell'orecchio. Questo si capisce chiaramente, no? È evidente. Come vedete, tra il comportamento a tavola e il galateo del corpo sono già venute fuori delle norme che spesso è facile contraddire. Per esempio, immaginate semplicemente la tavola di casa vostra. State mangiando magari un primo, la pasta nel piatto.
Bisogna aspettare che tutti abbiano il piatto servito e partire più o meno tutti insieme. Non si comincia a mangiare appena si è stati serviti. È un fatto di cortesia. E soprattutto non si parla a bocca piena, perché altrimenti, a parte il fatto che si capisce peggio quello che si sta dicendo, non è educazione, chiaramente. E ora, regole per la televisione e i videogiochi. Mai usare la TV come sottofondo, ma solo per vedere qualcosa di specifico. Se uno sta guardando un programma, anche durante, mettiamo, il pranzo, io non ce l'ho la televisione in cucina, quindi questo non è un problema, ma se uno avesse la possibilità di vedere la TV, dovrebbe essere lo stesso programma che, magari di solito è il telegiornale in questi casi, che viene seguito da tutti in silenzio. In genere sarebbe meglio che durante il pranzo uno non guardasse la televisione. Durante il pranzo, magari tra una portata e l'altra, si parla con la famiglia, si dice cosa si è fatto, è più bello, è più sociale. E quando si guarda tutti un programma, lo si guarda e non si tiene come sottofondo, lo si osserva, si impara qualcosa. Anche quando si tratta di uno spettacolo, di un programma di intrattenimento, si può sempre imparare qualcosa. Meglio ancora sarebbe vedere un film o un documentario. Dopo che si è visto un programma di informazione, dopo che si è visto un programma, è buona abitudine far parlare i bambini o i ragazzi di ciò che hanno visto. Il racconto serve per creare una distanza tra ciò che hanno visto e la realtà, aiutando a riflettere e allontanare eventuali paure. Così non c'è niente che potete vedere che vi fa impressione, perché i vostri genitori magari ne parlano un attimo dopo, preoccupandosi anche del vostro, diciamo, lato psicologico. E poi anche perché parlare, per esempio, anche di un film dopo che si è visto, vi esercita a fare il riassunto della trama. Ed è un'ottima cosa, perché vi aiuta a comprendere meglio la storia che vi ha raccontato il film. Io lo facevo sempre con mia figlia, anche con i cartoni animati da piccola. Fate attenzione che i programmi siano adeguati all'età e limitate l'uso della TV e dei videogiochi. Se il bambino ha meno di 10 anni, gli psicologi consigliano di non superare le 2 ore al giorno. E qui fatevi un esame di coscienza. Se ha più di 10 anni, si fissa un certo numero di programmi e di videogiochi che può vedere abitualmente, li si elenca su un foglio e ci si attiene rigorosamente alle regole date. Altrimenti tutti i momenti sono utili per stare davanti alla televisione o davanti al computer, o comunque a giocare anche a un telefonino. Purtroppo oggi i telefonini sono come computer, quindi hanno anche videogiochi incorporati. Stateci poco. Questo tempo può essere diminuito o abolito se il bambino si comporta male, non ha buoni risultati a scuola, non contribuisce al buon funzionamento della casa. Tra parentesi, usare il telefonino o il computer prima di andare a letto è sconsigliato anche per un sonno tranquillo. Tra parentesi, una delle cose che i vostri genitori potrebbero fare per limitare questo tempo è dotarsi del cosiddetto Family Link, che vi imposta il cellulare su un determinato tempo che voi potete gestire nell'ambito della giornata. Così fate veramente le cose essenziali. Ma chiaramente vi consiglio di non far vedere questo video ai vostri genitori, perché altrimenti ve lo mettono subito, magari non lo sapevano che esisteva. Beh, ricordatevi di osservare questo galateo.